tienes en España? De Salamanca. De Salamanca. ¿Te gusta aquí? Sì, molto bello. Un po' meno di pioggia, non sarebbe male oggi, però dai, ciao. È la tua prima Garda Trentino Trail? No, è la seconda. Garda Trentino Trail, dai che ce la fanno. Dai, dai, 10 ore, Osmo, 10 ore. Prepara la birra. Abbiamo sentito Spagna, Brescia, Friuli, Trentino. Insomma, arrivate da ogni dove. 15 minuti, giusto per farvi vedere. Di cosa parliamo? Qualche nuvola nera, ha smesso di piovere, sin dalla partenza, positivo, già fa caldo, ma siamo pronti per qualsiasi evenienza. È ancora plurale, cerchiamo di stare sul singolare. Sono pronto per qualsiasi evenienza. Strategia Pace Pro per fare, per chiuderla in 10 ore. Ci proviamo. Sono un calabrone, non so che non ce la posso fare e quindi ci provo. Viva il calabrone! Bastare il panorama senza bisogno di parlare troppo. L'app 9, la potta ce lo siamo persi, 1:32, buono dai, a 2 ore di gara dovremmo essere all'app 14, se non ho capito male, adesso discesa, ottimo direi, ritmo buono, sono ancora in vantaggio di 8 minuti sulla tabella, quindi va bene, ho tutto il tempo per godermela. Qui siamo a Molina, dove ci sono le palafitte. Oh, dai. Siamo a 3:01. Il programma era di farlo in 3:28, quindi abbiamo margine. Molto bene, soddisfatto, pioggerella, ma è tutto gestibile per il momento. Buongiorno, buongiorno. Olè, 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 olè! Grazie, bravi voi. Adesso, allora abbiamo acquetta, temperatura bassa, digestione. Ci sono tutti i componenti per un KO. Vediamo di gestirlo. L'importante è non far abbassare troppo la temperatura. Vediamo come va. Qui abbiamo il lago di Ledro, appena passato Molina di Ledro. Là sotto c'è la partenza della 43 che parte fra 20 minuti. Il tempo è sempre
nuvolo, piovigina credo, ma non è sicuramente un fastidio. Da Molina raggiungeremo tutto d'un fiato la cima più alta, che è a 1790, per poi scendere fino a Villa del Monte, la parte più dura e il dislivello maggiore è fatto, quindi belli come il sole, in completo relax. Avanti, adesso foto romantica. Sono al 27esimo chilometro, quindi metà percorso, cominciano a passare i più veloci della 47. Il panorama è comunque stupendo. Il guadagno che avevo fatto nel primo tratto, come prevedibile, l'ho eroso tutto su questo tratto di salita, ma la cosa non mi preoccupa, normale, era una salita, è una salita, perché non è finita, dura, impegnativa, bella, bella dritta, però andiamo avanti. Per adesso sono in ritardo di una quarantina di secondi, quindi vuol dire tutto, vuol dire niente. Ripeto, mi preoccupa veramente poco. Guardate là sotto che bel panorama. Dai, testa bassa e via. Rifugio Pernice appena passato. Buono, sono in ritardo di 7 minuti, ma chi se ne frega, adesso metto via tutto e si riparte. Vai, vai, vai. Siamo al chilometro 42, Villa di Tenno, appena passato il ristoro. Siamo 6 ore 50. Buono, sono in anticipo sulla tabella di marcia di 8 minuti. È alla portata di mano. Vediamo adesso come... Grandi! Evviva l'aperitivo! Ale! Aperitivo per tutti! Paga lui! Buongiorno! Buongiorno! Dai, ancora una ventina di chilometri e ci siamo. 20 chilometri si fanno, qualsiasi cosa succeda si fanno. Questo è il panorama, piovere piove, ma il buon senso dice copriti, anche la mia mamma lo direbbe, ma visto che è risaputo che io di buon senso non ne ho, avanti così e chi se ne frega dell'antipioggia. Dai, si riparte. Al chilometro 48 sono in anticipo di 6 minuti e questo è il terreno, bello, veramente bello. Cominciamo a essere in zona riserva, vediamo un po', ancora un po' di salita, ma ho messo via i bastoncini. Mi sa che mi conviene nuovamente tirarli fuori, perché sennò qua è dura. Dai, fuori i bastoncini e via senza paura. Forza, che la birra pagata dall'Osmo mi aspetta. Dai, 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 dai. Dai, gli ultimi 10 chilometri.
più o meno. Prima di arrivare a Treni sono caduto e ho rotto il bastoncino, quindi da adesso in poi ho ancora una salita, questa non è tanta roba, però la dovrò fare senza bacchette. Poi dalla cima sarà tutto un discesone, speriamo non troppo fangoso, perché è stato divertente l'ultimo pezzo. Ristoro di Treni sempre il migliore, bellissimo. Spero di essere riuscito a fare la ripresa, perché ne vale la pena. Dai, sono in ritardo di 3 minuti, vediamo cosa si riesce a fare, ma se mantengo questi ritmi, crepi l'avarizia, anche 3 minuti vanno bene. L'Osvo non mi pagherà la birra per 3 minuti, ma ne varrà comunque la pena. Dai, siamo al chilometro 50, quindi ancora 13 chilometri da farsi in, sono 8 ore e mezza, 9 e mezza, 1 ora e mezza. Dura, molto dura, ma facciamo il possibile. Dai che si corre. A 58 chilometri ho un ritardo di 4 minuti, vediamo se riesco a recuperarlo con le discese, perché se sono discese così ho speranza. Sono discese pulite, corribili, la strategia mi mette un passo abbastanza basso, quindi dovrei riuscire a spingere con le energie che mi restano. Ma anche se dovessi fare 10 ore 04 sarei comunque estremamente soddisfatto. Gara dura, impegnativa, posso dire di non aver mollato un attimo, mi piace, sono contento. Dai, qui ad esempio su questa discesa mi dà 8,43, dovrei riuscire ad andare un po' più veloce, adesso sono più 4, vediamo. Questa è per te, Claudia. Anche se non sei qui, so che sei vicina. Grazie. Bravi ragazzi, vai Rosso. Olé, olé, olé! Sarà stato sicuramente più difficile guardarlo. Se ammirate per le immagini che continuano a passare sul nostro bacino, le potete, le potremo e le possiamo ancora vedere, perché da là veramente potrete godere 9,58 dei panorami mozzafiato che hanno fatto da sfondo, che hanno fatto da skyline al passaggio dei nostri tempi. Elio, la 15ª classificata 9,58 della gara del Trail al femminile, Simona Pievani. Osvo, ti tocca pagare la birra, posso averla? Me la metto, grazie, gentilissimo. Grazie. L'atleta della 100% Anima Trail. Passo medio 9,47. 9,58.